Sono ripresi gli appuntamenti organizzati all'ospedale di Feltre per il ciclo I mercoledì della salute. Nell'ultimo incontro si è parlato dell'aumento del rischio di malattie cardiovascolari nelle donne con l'arrivo della menopausa. Le malattie cardiovascolari, nella percezione della popolazione e della donna in particolare, sono percepite recentemente come un importante fattore di rischio di morte, superiore anche alla percezione del cancro, come questo succedeva in passato. Questo perché in effetti il problema dello sviluppo delle malattie cardiovascolari è un problema reale. In effetti, dal punto di vista statistico, nell'età compresa dai 40 ai 60-70 anni, anche nella donna, non solo nell'uomo, si possono sviluppare determinate malattie cardiovascolari. Cosa è consigliato fare per diminuire i rischi? L'abolizione del fumo, controllare il peso, fare attività fisica, controllare la glicemia, assumere e la pressione arteriosa, assumere una dieta adeguata in cui vengono ridotti drasticamente i carboidrati, gli zuccheri raffinati in particolare, preferendo il pesce alla carne, preferendo i vegetali, le proteine vegetali alla carne stessa, diciamo. È anche molto importante consultare il proprio medico di base, che queste cose le conosce alla perfezione, e la prevenzione parte da lui principalmente. Lo specialista in genere può essere consultato quando compaiono già degli eventi. Quindi parliamo da un lato di prevenzione primaria, quindi quando un evento deve ancora manifestarsi e vogliamo che si manifesti il più tardivamente possibile. Dall'altro di prevenzione secondaria, quando sta succedendo o succede qualcosa, e quindi lo specialista è il cardiologo, in questo caso parlando di malattie cardiovascolari.